andiamo in particolare nel settore assicurativo. Io chiamo sul palco Giuseppe Cannone, direttore sviluppo offerta di FDM Business Services, potete applaudirlo tranquillamente, non siate timidi, che ci racconterà, correggimi se sbaglio, una soluzione di back office automatizzato per la gestione dei sinistri. Sì, buongiorno a tutti. Due parole per inquadrare FDM, perché sennò non riesco a contestualizzare la case history di oggi. FDM è una società che offre servizi di gestione documentale e soluzioni di gestione documentale, ma anche outsourcing di processo. Processi orizzontali, quindi trasversali al mercato, come processi amministrativi o legati alle risorse umane, processi verticali a settori quali quello bancario e finanziario, assicurativo e previdenziale. Nell'ambito proprio dell'assicurativo nasce la case history che vi illustro, che è legata al back office sinistri, rami, auto e danni, in cui si è manifestata, si è sentita l'esigenza di introdurre una soluzione di intelligent document automation. Perché questa esigenza? Questa esigenza nasce principalmente dalle caratteristiche del mercato assicurativo, dalle caratteristiche dei processi legati ai sinistri. Sono processi normati, che significa quindi degli SLA molto stringenti, sono processi vigilati, quindi insieme a questi SLA ci sono delle sanzioni importanti. Sono processi consolidati, quindi l'assicurato è assolutamente consapevole di quello che deve aspettarsi, è assolutamente consapevole di come funziona l'assicurazione e quindi di quello che andrà a incontrare, delle difficoltà che va a incontrare, e sicuramente è anche prevenuto verso l'assicurazione, nel senso che sa che avrà dei problemi, che avrà delle difficoltà, quindi è portato a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per riuscire a ottenere il rimborso, il risarcimento del danno nella misura desiderata. E per finire sono dei processi legati a eventi assolutamente imprevedibili. Se pensiamo alle grandinate di quest'estate, i sinistri che sono piovuti insieme alla grandine sono stati tantissimi, tra l'altro in un periodo in cui normalmente le aziende sono sottostaffate, perché comunque si tratta dell'estate, quindi tantissime richieste di risarcimento danni in un periodo in cui le risorse sono a disposizione sono di meno, quindi volumi assolutamente variabili. Se poi a questo aggiungiamo un po' la rincorsa tecnologica banale, qui si è parlato di cose grandissime, di cose bellissime, ma io semplicemente penso alle mail, alle fotografie digitali, alle PEC che sono andate a sostituire le raccomandate. Fino a ieri l'unico modo per poter scrivere, per poter esigere qualcosa anche a livello legale era la raccomandata, dei costi, dei tempi, è un fastidio. Se noi pensiamo che oggi basta mandare una PEC in qualsiasi momento, ecco che se un sollecito per un pagamento di una volta si trasforma in 10 PEC, ne mando uno al giorno per sollecitare il rimborso di quello che ritengo mi sia dovuto. Questo significa tantissimi claims, tantissimi ticket che si aprono in un ambito back office e che vanno processati e che aumentano e che sono decisamente aumentati rispetto a prima. Abbiamo sofferito con le persone, abbiamo sofferito con la tecnologia, ci siamo resi conto che l'unico modo vero per sopperire a questo trend è quello di introdurre dell'intelligenza nella gestione documentale, perché comunque parliamo di documenti, seppur elettronici, seppur PEC o altro, che accompagnano tutta la vita di un sinistro assicurativo e che un back office deve gestire e deve trattare. Quindi IDA come acronimo di Intelligent Document Automation, ma a questo punto chiamiamo così il nostro operatore virtuale che abbiamo introdotto affiancandolo agli operatori umani. Che cosa abbiamo fatto? IDA
come tutti va istruito, quindi deve andare a scuola. Abbiamo messo in piedi il suo piano di studi, abbiamo creato il suo percorso scolastico dalle elementari alle medie attraverso il machine learning, quindi, e abbiamo poi creato un tirocinio, un percorso di tirocinio affiancando IDA agli operatori veri, agli operatori reali, che ne hanno validato la preparazione e che hanno deciso se promuoverla o se rimandarla. Il piano di studi in che cosa consiste? In che cosa è consistito? Innanzitutto nella categorizzazione degli input, quindi capire e categorizzare quello che può essere inviato da chiunque in occasione di un sinistro. Quindi cominciare a categorizzare gli input, codificare gli operatori per me significa che a fronte dei vari input, di ciascun input, di ciascuna situazione, di ciascuno stato in cui si trova un sinistro, andare a in qualche misura codificare quello che fa l'operatore umano. Questa è la parte più difficile a mio avviso, perché ci troviamo di fronte a chi fa una cosa da sempre, non sa bene guidato da cosa, ma la fa, e deve spiegarlo e deve codificarlo, e non è assolutamente facile. Pensate a quello che oggi noi facciamo nel momento in cui riceviamo una mail, anche semplicemente capire che si tratta di una mail. Come facciamo a spiegare a qualcuno come si fa a capire che quell'oggetto che sto guardando è una mail, o che quell'oggetto che sto guardando è un modulo di richiesta danni? È difficile spiegarlo, no? È difficile codificare l'operatività. E per finire, sintetizzarne le regole, perché comunque queste le regole vanno sintetizzate a fronte delle azioni. Se dovessi dire come siamo messi oggi, potrei dire che siamo appunto, come ho scritto, i primi anni di liceo. Abbiamo stiamo facendo il tirocinio, stiamo quindi sperimentando e validando l'operatività di IDA. Su, poi lo vediamo, diciamo che la vera sfida, appunto, come dicevo, è questa: codificare gli operatori, ma anche andare a capire quello che si fa perché serve davvero, piuttosto che perché è una consuetudine. Ci siamo resi conto che tantissime attività che gli operatori di back office fanno oggi sono legate a consuetudine, ma non portano nessun valore aggiunto a quella che è il processo del sinistro, situazioni in cui viene semplicemente fatta un'azione per dimostrare di aver letto il documento che è arrivato. È chiaro che in un processo automatico tutte queste cose sono sostanzialmente inutili, e quindi sono sostanzialmente da considerare consuetudini e non operazioni da codificare. A questo punto che cosa possiamo dire dove possiamo dire di essere? Siamo partiti da un mese e mezzo in produzione con questa soluzione. Produzione che non significa regime. Nel mondo, a mio avviso, del machine learning, produzione significa uno stato in cui IDA non sbaglia, ma deve ancora imparare e deve ancora imparare a gestire situazioni che non ha imparato a gestire. Quindi siamo nella fase, appunto, del tirocinio, dove nel momento in cui si trova di fronte a situazioni note le sa gestire, nel momento in cui si trova di fronte a situazioni non note viene supportata dall'operatore che insegna ad affrontarle. Lavora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, e oggi evade in autonomia il 30% dei claims, mondo appunto auto e danni, solo sinistri già aperti. È in grado di aggiungere partite di danno, adesso è un tecnicismo, ma sostanzialmente è in grado di capire se la comunicazione pervenuta riguarda soggetti o oggetti che non erano già in qualche misura dichiarati come coinvolti nell'ambito del sinistro. Quindi è in grado di interpretare su base semantica il contenuto del testo di ciò che è arrivato. Parliamo ovviamente di documenti non strutturati, una lettera di un avvocato che chiede
il risarcimento del danno per qualcosa o qualcuno che fino a quel momento non era comparso come elemento di quel sinistro. Ovviamente interagisce con il sistema documentale di compagnia e interagisce con il sistema sinistri di compagnia, tanto leggendo e quindi confrontando ciò che ha letto sul documento con ciò che è presente sul sistema, quanto scrivendo sul sistema. Che cosa abbiamo ottenuto? Beh, sicuramente quel 30% dei claim gestiti in automatico sono, diciamo, già loro una riduzione dei costi, ma diciamo che è uno scopo secondario. Quello che abbiamo ottenuto è che, per esempio, si è risolto definitivamente tutto il backlog che si accumulava nelle ore serali e durante il weekend. Durante il weekend, i sinistri, d'estate soprattutto, i sinistri lievitano in una maniera enorme. Il lunedì ci si ritrovava sistematicamente con un backlog molto importante. La sera, seduti sul divano, si manda la mail piuttosto che la PEC per richiedere un risarcimento del danno, e chiaramente anche qui la mattina ci si trovava con un backlog importante. Ecco, tutto questo è un problema ormai, almeno su quella tipologia di richieste, superato. Che cosa abbiamo imparato? Io qui, al di là di parlare degli errori fatti, direi che cosa abbiamo imparato in termini proprio di opportunità da cogliere. Allora, l'automazione esalta le competenze, non deve essere vista come una sostituzione dell'operatore umano, ma come un qualcosa che ne esalta le sue competenze e lo trasforma da chi esegue a chi insegna, che non è una banalità, è un grosso salto anche diciamo proprio di approccio che l'operatore umano deve avere. E quindi va in qualche maniera, deve diventare il driver per l'automazione, questo di esaltare le competenze di chi effettua oggi le attività. E l'altra è, diciamo, lo stimolo verso l'ottimizzazione. Qualcuno diceva, appunto, dice che ottimizzare un processo inefficiente significa ottimizzare l'inefficienza. Allora, quello dell'automazione è sicuramente uno stimolo importantissimo verso l'ottimizzazione del processo che si vuole andare ad automatizzare, per la quale automazione in genere non c'è mai il momento opportuno. Quindi questo diventa sicuramente il momento opportuno per poterlo fare. Io ho finito.